Cari amici di Facebook, sono di qua di nuovo nella mia mansarda. Ho visto che qualcheduno ha visualizzato la mia prima autointervista. Allora ne faccio un'altra. A me non servono troppi numeri per le visualizzazioni, ne basta uno bene, o tre, o sette, o quelli che vengono. Dico tre o sette perché sette sono le note e con sette note si può fare tante cose. Non scrivo mai quello che voglio dirvi, questa è una mia canzone scritta, nient'altro, poi semmai mia figlia che mi sta riprendendo la farà vedere, ma oggi ho predisposto dentro di me due parole, solo e su chi puoi contare, solo perché una sola nota fa poco, un solo colore non facciamo un grande quadro, un solo ingrediente non ci fa tanto mangiare, però è già un inizio. È anche vero però che se vediamo una grande spiaggia diciamo che è bella, poi ci avviciniamo, prendiamo un po' di sabbia nelle mani e se guardiamo bene consideriamo in quella mano c'è un granello di sabbia alla volta. Tanti granelli formano questa grande spiaggia. Perciò dico, cari amici, una nota alla volta non è granché, però potrebbe essere l'inizio di qualcosa, di una nuova canzone. È anche vero che c'è nella musica la pausa, perciò in base a come la schiaccio questa nota, se c'è troppa pausa o sta entrando Celentano e sta dicendo qualcosa e perciò sapete chi è Celentano, oppure è successo qualcosa, perciò ci vuole il suo tempo in ogni cosa. Comunque a volte ci sono dei scogli nella vita, io li metto in metafora e potrebbe essere un accordo dissonante, tipo buttiamo le mani sul pianoforte. Una cosa orrenda, brutta, tragica. Uscirne fuori, se ne può uscire fuori, cominciando a muovere qualche mano e dare armonia a quello che sembrava uno scoglio e invece poi diventa un trampolino di lancio. E con questo sistema ho formato questa canzone che poi mia figlia filmerà, che si chiama Sogna con me. Questa canzone è partita alla rovescia perché in effetti è partita con il ritornello che è Svegliati amore e continua a sognare. Poi un bel giorno mentre la scrivevo ho detto ma perché non invertiamo le cose e mettiamo la fine all'inizio e l'inizio alla fine? Vi dico questo perché un giorno alla scuola media fecero una lezione di come si modella la creta e io ero entusiasta di questo giorno particolare e non abituale come tutti i giorni. C'era un maestro, c'erano tanti ragazzi, i miei compagni di scuola, e cominciavano a modellare chi faceva di tutto, da tazze a piccoli oggetti. Io sono partito con una cosa semplice, ho visto fare le tazze in giro al mio compagno, dai faccio anch'io una tazza. E la facevo, venivo su, la modellavo e poi è come fare una canzone in quel momento. Quando poi praticamente lo era quasi finita, non mi piaceva. Allora ho fatto un bicchiere, l'ho fatto diventare più rotondo e neanche lui mi piaceva. A quel punto ho fatto come questa canzone, l'ho girato. Girandolo mi è diventata, avete presente, una damina dell'Ottocento. E allora mi è piaciuta, e non solo a me, anche al maestro, e se l'è tenuta. Perciò l'importanza di essere soli, di non abbattersi con le metafore, vi voglio spiegare questa canzone come è nata.
tu che conduci per mano la tua vita, sei tu che proietti i tuoi sogni, sei tu che ti svai insieme a me. La colazione al bar sotto casa, la macchina che non parte, e tu che pensi che sia sfortuna, quell'amore è finito, quell'amore mai partito. E poi ti chiedi cos'è la vita, e poi ti chiedi cos'è la fortuna. È tutto un sogno ad occhi aperti. E allora, svegliati amore e continua a sognare. Svegliati amore insieme a me. Svegliati amore e ama con intensità questo sogno che diventi la nostra realtà. Questo è stato un modo per farvi capire come ho messo dentro, come ho fatto una canzone e poi parlando un po' anche della vita. Come tutte le altre interviste, vi saluto, ci vediamo alla prossima, sperando sempre che vi piacciono, e metteremo altre parole e altre cose. Ciao a tutti da Davide Cantacuore.